E sbagliò in quella occasione parecchie segnature. E Marocchi ora in piena area di rigore, ecco il suo traversone di Agostini col destro, gol! Ancora con il destro che non è il suo piede, Gigi De Agostini che di destro aveva segnato anche domenica scorsa a Como. Vedete l'esultanza del difensore esterno sinistro juventino. De Agostini al 17° porta in vantaggio la Juventus. Ecco che rivediamo questo inserimento, è di Marocchi, l'ex bolognese va sul fondo, effettua il traversone all'indietro sul quale c'è il rinvio di Agiu, piomba però sulla palla De Agostini e il suo destro Mauro Tricella, bello per De Agostini, di prima ancora per Laudrup, tiro di Laudrup, gol 2-0 per la Juventus al 26° del primo tempo, tiro di Laudrup, peraltro c'è una deviazione abbastanza netta operata da Agiu e quindi si tratta di autogol di Agiu su tiro di Laudrup. Rivediamo il danese, vedete che ci ha messo un piede Agiu, inserimento di Galia con lancio in profondità perfetto per Rui Barros, saltato anche il portiere, gran gol di Rui Barros che da posizione impossibile dopo aver saltato il portiere mette dentro il gol del 3-0, bravissimo Rui Barros, ma molto bella tutta l'azione della Juve, avete visto il lancio in profondità operato da Galia, osservate Rui Barros, attende l'uscita del portiere, lo dribbla sull'esterno, va quasi sul fondo e poi con uno specchio di porta ridottissimo mette dentro il pallone del 3-0, gara che appare ormai liquidata a favore della Juventus, splendido il lancio di Galia, magnifico il controllo in piena velocità del furetto portoghese e gol a porta vuota. Nel secondo tempo ha segnato ancora Altobelli di testa, come vedete su questa azione, Galia ha toccato e Altobelli ha insaccato sotto la traversa, un facile gol per Altobelli che è il primo canoniere italiano nella graduatoria nelle coppe avendo staccato Altafini, questo è il 36° gol di Altobelli nelle coppe europee. Della quinta rete bianconera vedete Altobelli, palla sulla sinistra a Laudrup, Laudrup punta la porta avversaria, va sul fondo, cross e di testa il piccolissimo Rui Barros realizza la quinta rete bianconera. Bellissima la prestazione del bravo portoghese Rui Barros, il piccolo